Buon pomeriggio e ben ritrovati nel calcio di TAF Channel. Mano pesante del giudice sportivo nei confronti della Juventus dopo la dura contestazione dei bianconeri nel dopogara di Juventus-Genoa. Due turni di stop per il tecnico Antonio Conte, per il difensore Leonardo Bonucci e per l'attaccante Mirko Vucinic. A queste squalifiche si aggiunge quella di Chiellini, che era in tribuna nella partita interna contro il Genoa, ma il difensore della Juve ha protestato ugualmente, raggiungendo l'arbitro al termine proprio del match. Juve dunque vessata dalla giustizia sportiva e soprattutto piena di assenze in vista della partita di Verona con il Chievo di domenica. Queste le altre decisioni del giudice sportivo: Bonucci dunque della Juve per due giornate, così come Aquilani della Fiorentina e Miccoli del Palermo. Stop per una giornata per Brivio dell'Atalanta, Alvarez del Catania, Castro anche lui della squadra siciliana di Rolando Maran, Antonelli del Genoa, Aronica e Von Bergen del Palermo, Biava e Diaz della Lazio, Britos e Campagnaro del Napoli, Obiang della Samp, Pjanic della Roma e quindi c'è tra gli juventini anche Vucinic, affidato dal giudice sportivo montenegrino per un turno. Parliamo naturalmente della semifinale di ritorno in apertura della Team Cup Lazio-Juventus. Tra poco andremo a collegarci con l'Olimpico, proprio con Alessandro Staiti che seguirà per noi questa partita fondamentale per entrambe le formazioni. Sia la Juventus che la Lazio vogliono arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, il terzo titolo che si può ottenere quest'anno per Juve e Lazio, che giocano quest'anno su tre fronti: l'Europa League e la Champions, naturalmente Europa League per i biancocelesti, la Champions per la Juventus e quindi il campionato. Ecco le probabili formazioni di Lazio e Juventus per questa sfida, in cui i biancocelesti di casa però difficilmente recupereranno l'attaccante tedesco Klose. Allora spazio nuovamente a Floccari. La Juventus si affida all'esperienza di Barzagli e Bonucci in difesa, potrebbe giocare al primo minuto Peluso per quanto riguarda il terzo difensore, mentre fiducia a Isla sulla fascia destra, Isla che ha giocato un'ottima gara nella semifinale di andata. Si ripartirà dall'1-1 di Torino, arbitrerà all'Olimpico Banti di Livorno. Dovrebbe essere tutto pronto per il collegamento con Alessandro Staiti. Tra poco avremo, ecco qui, ho l'ok della regia, allora subito a Roma. Ciao Alessandro, benvenuto. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Atmosfera tesa, direi, no? Sia per quello che è accaduto in Juve-Genoa che per la sconfitta interna della Lazio con il Chievo. Non è una bellissima vigilia, no, questa? Non è una bella vigilia, caro Giulio. Avremmo preferito sicuramente un altro tipo di risultato sabato pomeriggio, ma lì si sono sommati tanti piccoli fattori, tra cui anche un errore di interpretazione da parte della gara, non solo della squadra, ma di Petkovic stesso, no? Quando ha tolto dall'inizio le fonti di qualità del gioco della Lazio. Hernanez e Mauri tutto insieme, insomma, e senza Klose, è un bel dire. Dopodiché devi anche contare che la Lazio ha un'esperienza, direi, pessima con l'arbitro che è stato scelto per questa gara. E dopo quello che è successo dopo a Torino con Conte, Marotta e tutte le altre polemiche che si sono susseguite, insomma, pensare a Panti, che fu quello che annullò il gol valido, il famoso gol fantasma che era entrato di mezzo metro di Brocchi a Napoli, te lo ricorderai sicuramente, insomma, tutto questo e anche le richieste di risarcimento, no, per così dire, di compensazione fatte da Conte esplicitamente poi nell'intervista dopo la partita, non sono dei buoni presagi per questa finale. È un peccato, perché si sarebbe potuto pensare a una sfida più basata sui valori dello sport e invece ci troviamo a parlare di altro. Quindi mi fai capire che nell'ambiente laziale si arriva a questo match con la Juve un po' prevenuti per quello che potrebbe accadere a proposito di episodi dubbi? Non è che l'ha fatto la Lazio la contestazione all'arbitraggio dopo Juve-Genoa, è una brutta situazione, sono state accuse pesantissime e che non danno tranquillità al mondo dello sport, quelle fatte da Conte e anche da Marotta. Non si può andare a insinuare che un arbitro venditore del Greco tifi per il Napoli.
Certo, assolutamente, no, no, condivisibile Manti, questo aspetto. Io vorrei ricordarti che Manti fece perdere la Champions League, quindi 20 milioni di euro alla Lazio in quel caso. No, tra gli errori che sono stati tanti di Conte nel suo sfogo, nel dopogara, però io aggiungerei anche un'altra considerazione. Forse il tecnico della Juve ha ragione quando si sofferma sulla risposta data dall'arbitro, non me la sono sentita nel dare il famoso calcio di rigore per il fallo di mano di Granco. Questo giusto per tornare per un attimo alla serata di sabato. Sono d'accordo su quello che dici, però bisogna capire anche che interpretazione dai a queste parole, nel senso che uno può dire, siccome c'era anche il fallo di mano volontario di Vucinic in area nel primo tempo, non me la sono sentita di dare questo all'ultimo minuto. E anche questo è vero, in effetti bisogna capire anche l'interpretazione che si danno alle parole, in questo caso di Guida. Tolta da un contesto. Comunque, inspiegabile il nervosismo della Juventus che poi è sfociato in queste proteste durissime che hanno poi portato alle decisioni del giudice sportivo. Ricordiamo due turni di squalifica per Conte e Bonucci, un turno per Chiellini, che peraltro non era neanche stato convocato per infortunio, ma era in tribuna allo Juventus Stadium, e quindi non giocherà con il Chievo Verona neanche Vucinic, che era stato ammonito da Guida proprio dopo le proteste per il rigore non concesso a seguito del fallo di mano di Granqvist. Ma torniamo al match. Allora, parlavo dell'assenza probabile di Klose. Flocari al primo minuto, mi confermi? Ma questo, sai, lo vedremo all'ultimo minuto. Ieri Petkovic non è venuto in conferenza stampa, è venuto il capitano Mauri. Anche Mauri stesso ha sottolineato che nella partita di andata in campionato la Lazio è stata piuttosto fortunata a non subire gol, tant'è che Marchetti fu l'eroe di quella partita, facendo capire come non ci si può difendere solamente contro la Juventus, perché poi prima o poi il gol arriva, quindi sarà una partita estremamente impegnativa che arriva in un momento non proprio brillante per la squadra biancoceleste, a livello proprio anche dei 13-14 calciatori. E quindi questo rende la squadra, nonostante il diciamo vantaggio del risultato da parte della Lazio, viste le regole da Champions che sono applicate a queste due semifinali, non rende il compito facile alla Lazio. Sa benissimo di avere un avversario molto molto arrabbiato, molto tosto, e anche se in lieve flessione anche la Juventus in quanto a risultati nell'ultimo mese, però rimane la Juventus con tante armi a disposizione anche tra i cosiddetti giocatori alternativi. Ecco, a proposito di seconde linee, c'è questa ipotesi di Marrone al posto di Pirlo, per quanto poi il centrocampista della Nazionale sia stato recuperato. Ti aspetti invece Pirlo al primo minuto, a sorpresa? Ti ripeto, scusa, ieri Petkovic, oltre a non venire, non ho finito il pensiero, perdonami, distratto. No, è perché ho fatto una digressione troppo lunga. Petkovic ieri non solo non è venuto in conferenza stampa, ma è venuto solamente Mauri, ma soprattutto non ha diramato la lista dei convocati, e quindi questa è in risposta proprio a quanto aveva fatto Conte all'andata. Quindi un po' di pretattica anche da parte di Petkovic a questo punto. Quindi non posso dirti con certezza quello che succederà stasera, né a livello di modulo. Ieri si è visto una prova di 3-5-1-1 con la difesa a 3, quindi con Biava e Diaz in campo oltre a Schiani. Però e con quel Radu alti al centrocampo, tu sai che poi questa della difesa 3 è una difesa 5 in fase di non possesso, e i soliti interpreti eccetto Klose, ma ieri Klose si è allenato, quindi però uscendo ieri arrivando a Formello alla domanda di tifosi ha risposto non so se giocherò. Insomma, rimane in dubbio, è molto franco in questo, quindi rimane il dubbio. Rimane dunque il dubbio Klose, ma scalpita Flocari. A questo punto quasi certa la presenza di Flocari, come ci fa capire Alessandro Staiti. Buon lavoro per il match Lazio-Juventus all'Olimpico. La notizia è questa: Zeman dovrebbe restare in cella alla Roma. Si sembra ci sia stato un riavvicinamento delle parti. Certo, ora molto dipenderà dai risultati, questo è ovvio, dipenderà dai risultati e da ciò che accadrà. È una situazione ai limiti del paradossale, devo essere sincero, Giulio, perché vivere anche come sembra, perché qua bisogna usare sempre il condizionale e non si hanno mai delle certezze vere e proprie, come tra marito e moglie i problemi li sanno solo loro. Vivere comunque da separati in casa non è una cosa piacevole, non è facile soprattutto per la squadra. Certo è
Certo è che le dichiarazioni di Sabatini di ieri alla presentazione di Toro Sidis hanno scatenato una ridda di voci, perché poi è partito subito il Toto allenatore, il Toto sostituto, da Zago a Panucci a Giannini ai più fantasiosi Malesani o Giampaolo, cioè insomma si sono scatenate le voci più disparate, sì, sono arrivate tantissime ipotesi, no? di nomi, sì, come tu hai ricordato, possibili. Però è anche vero che se dovesse restare, nonostante Sabatini abbia fatto intendere, come tu ricordavi, che si sta chiaramente valutando anche la posizione di Zeman, sarebbe una fiducia a tempo, no, Gianluca? A questo punto credo che sia svanita anche questa sorta di sicurezza da parte della società che voleva portare a Roma un tipo di calcio come quello praticato ormai da anni da Zeman, un calcio spettacolare che però ha avuto e ha presentato delle fatiche non indifferenti per dimostrarsi vincente. Questo mi sembra di capire il principale problema, un calcio poco pratico che poi non porta risultati in sostanza. Il problema è che bisogna capire cosa, secondo me, Giulio, si vuole. Le colpe sicuramente non stanno solo da una parte, non stanno secondo me solo, ma è una concausa di colpe, perché insieme ci vanno messi, dal mio modesto punto di vista, l'allenatore, i calciatori, perché poi sono loro che scendono in campo, la dirigenza. Se tu scegli Zeman, sai che cosa, sai i pro e i contro. È altresì vero che se tu scegli questo allenatore e lui ti chiede degli uomini e tu non gliene porti nessuno dei tre, noi sappiamo che lui è un aziendalista e lui sappiamo quanto comunque sia legato a quest'ambiente, a questa città, a questi colori. Lui si è adattato, probabilmente non tutti i giocatori, sebbene siano giocatori straordinari, si adattano al suo tipo di gioco, probabilmente ci sono delle incompatibilità con alcune persone. È anche vero però che se tu prendi, ripeto, un certo tipo di allenatore, sai a cosa va incontro, e questo è il concetto. Io non voglio ora scaricare tutta la colpa sulla società, non è questo, però non trovo neanche giusto che ora il capro espiatorio debba essere Mr. Zeman. Sì, è anche vero però, come tu ricordavi, che bisogna capire l'intendimento di questa società e soprattutto la strada che si vuole percorrere, perché in fondo i giocatori presi quest'estate, anche su indicazione di Zeman, giocatori nei quali Zeman crede fermamente, vedi Marquinhos che è stato valorizzato e che può essere davvero un'occasione di mercato stratosferica per la Roma, visto che, come ricordavate anche voi, Roma Giallorossa, City e Real sono pronti a fare follie per prendere il difensore centrale brasiliano, ma anche Castan per arrivare alla scoperta di Florenzi. Insomma, sono state tutte scelte azzeccate, no? Da Sabatini e dallo stesso Zeman. Allora bisogna capire davvero se questa società vuole cercare in qualche maniera di far ripartire un tipo di calcio basato comunque su giovani emergenti per presentare, comunque per proporre anche un metodo, no, di calcio spettacolare, convincente, divertente, oppure se si vuole puntare dritti a vincere lo scudetto. In quel caso è chiaro che vanno presi giocatori già affermati, giocatori che hanno già uno spessore e un'esperienza diversa, perché anche il 3-3 di Bologna è il frutto della mancanza di quell'esperienza, di quel mestiere che, come sai molto meglio di me, è fondamentale nel cercare poi di portare a casa i tre punti. Infatti, e questo infatti, penso Giulio, che sia bisogna, il principale bisogna problema. Bisogna capire che cosa si vuole, perché io credo che qui in Italia per anni, per non dire per decenni, visto da quanto siede Mr. Wenger sulla panchina dell'Arsenal, credo ormai da oltre tre lustri, si è parlato del modello Arsenal, giovani